che è uno dei pochi reduci di Russia ancora viventi e che ogni anno è presente alle nostre manifestazioni. Auguri di buon compleanno. Questo tratto da uno dei tanti pensieri che i ragazzini. Un piemontese nato a pochi chilometri da noi aprì il suo più celebre romanzo con queste parole: che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Era Primo Levi, uno dei suoi veramente tranquillamente per vie e piazze, e qualcuno di fecero scoprire al mondo di quanta crudeltà è capace l'essere umano, è per noi necessità fisica di non dimenticare la principale città francese. La dignità di un uomo legata